Allora, buongiorno bambini, sono la maestra Maria Luisa, non so se vi ricordate di me. Stamattina voglio leggervi una storia, è una storia di Gianni Rodari, tratta dal libro Favole al telefono. Gianni Rodari era un maestro ed uno scrittore di poesie e di favole. Penso che le vostre maestre e le vostre mamme ve ne avranno parlato e vi avranno raccontato qualche storia. E adesso a noi leggiamo questa storia. La passeggiata più distratto. Parla di un bambino che si chiama Giovanni. E adesso ascoltate che cosa succede. Mamma, vado a fare una passeggiata. Va pure Giovanni, ma sta attento quando attraversi la strada. Va bene mamma, ciao mamma. Sei sempre tanto distratto. Sì mamma, ciao mamma. Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tanto si tocca. Ci sono tutto? Sì, e ride da solo. È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero. Ma poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole e per forza cominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. Ma che distratto sei! Vedi, ha già perso una mano. Oh, è proprio vero, ma che distratto sono! Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Sarà proprio vuoto? Vediamo. E cosa c'era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto fin dal primo giorno. Giovanni si dimentica di cercare la mano. Poi si dimentica anche del barattolo, perché ha visto un cane zoppo. Ed ecco, per raggiungere il cane zoppo, prima che volti l'angolo, perde tutto un braccio. Ma non se ne accorge nemmeno e continua a correre. Una buona donna lo chiama. Giovanni, Giovanni, il tuo braccio! Ma che? Non sente. Pazienza, dice la buona donna, glielo porterò alla sua mamma. E va a casa dalla mamma di Giovanni. Signora, ho qui il braccio del suo figliolo. Oh, quel distratto! Io non so più che cosa fare e che cosa dire. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un po' arriva un'altra donna. Signora, signora, ho trovato un piede. Non sarà mica di Giovanni. Ma sì che è suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. Oh mamma mia, che figlio distratto che mi è toccato! Non so più cosa fare e che cosa dire. Si sa, disse la signora, i bambini sono tutti così. Dopo un altro po' arriva una vecchietta, poi il garzone del fornaio, poi il tramviere e perfino una maestra in pensione. E tutti portano qualche pezzetto di Giovanni, una gamba, un orecchio, il naso. Ma si può essere più distratto di un ragazzo come il mio? Signora, i bambini sono tutti così. Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza più orecchie né braccia. Ma allegro come sempre, sorride, sorride, allegro come un passero. E la sua mamma scuote la testa e dice: Giovannino, Giovannino, povero te, se non ci fossi io a rimettere tutti i tuoi pezzi a posto. E gli dà un grosso bacio. Manca niente, mamma? Sono stato bravo, mamma? Sì, Giovanni, sei stato proprio bravo. Allora, bimbi, la storia è finita, ma non è una storia vera. Non è vero che i bambini possono perdere i pezzi. Questa storia serve ad insegnarci
come è fatto il nostro corpo? È fatto di una testa, di un petto, delle braccia, delle mani e dei piedi. Allora, guardate questa figura, questo è Giovannino. Vedete che è un pochino in rilievo? Allora, questa figura è stata fatta con tutti i pezzi che poi sono stati ritagliati e sono stati non incollati sul foglio, ma attaccati con il velcro. Se vi fate aiutare dalla mamma, questo lavoro lo potete realizzare anche voi. E poi potete sbizzarrirvi a fare tantissimi disegni. Guardate questi che li hanno fatti altri bimbi, hanno disegnato tutte le facce, guardate, poi hanno incollato i pezzi e poi potete ritagliarli e reincollarli. E poi guardate questo ancora, guardate questo disegno. Qua ci sono tre bimbi, sono stati disegnati, poi tagliati in mezzo e poi reincollati. Allora, questa volta nel sito della scuola dell'Istituto Simonetta di Caccuri lavoreremo sul corpo. Ci sono altri lavori che ha mandato la maestra Angela di Religione e la maestra Mena. Un bacio a tutti, alla prossima volta!